Bene, eccoci con un altro video dedicato ai professionisti del movimento, una serie di contenuti che mi è stata chiesta da diverso tempo e che condivido ben volentieri, perché ovviamente ho piacere anche a condividere tutte quelle che sono le strategie che stanno dietro le quinte dei contenuti che normalmente faccio per le persone che hanno problemi muscoloscheletrici. Molto volentieri condivido anche quelle che sono le strategie, diciamo, tecniche che ci stanno dietro. Quindi tutti quelli che sono allenatori, che si trovano appunto a che vedere con persone che non hanno più bisogno di assistenza medica o paramedica rispetto a dei problemi muscoloscheletrici, ma che devono fronteggiare un ritorno all'allenamento o l'allenamento in presenza di problemi muscoloscheletrici, possono essere interessate a questo genere di contenuti. Nel video di oggi parliamo di un problema molto molto diffuso, ovvero le tendiniti. Quindi parlerò di quella che è la mia strategia, che poi però fondamentalmente è basata su quelle che sono le evidenze scientifiche, non mi sono assolutamente inventato nulla, per affrontare le tendiniti. Le tendiniti più comuni, ovviamente, dipende da quale sport, da quale attività sportiva parliamo, o comunque anche di che genere di popolazione parliamo, sono quelle della spalla, molto frequente, quelle del gomito un po' meno frequenti ma molto più ostiche, quelle del polso meno frequenti anche se nella popolazione non sportiva capita di frequente, soprattutto per mouse e ovviamente le attività lavorative, e poi ci sono quelle dell'arto inferiore, soprattutto quelle del ginocchio molto comuni e quelle del tendine d'Achille. Tutti questi infortuni, tutte queste tendiniti hanno dei punti in comune che adesso vedremo per quanto riguarda il trattamento, o meglio per quanto riguarda la gestione dell'attività sportiva. Quando uno ha un dolore, quando uno ha qualche problema legato ad una tendinite, una cosa che vorrebbe fare naturalmente è il ritorno all'attività sportiva che stava facendo, ma molto spesso questo ritorno è un po' difficoltoso. E adesso vediamo quali sono le strategie migliori per garantire un miglior ritorno possibile, il miglior ritorno possibile alla persona che presenta problemi di tendinite. Quindi iniziamo un pochino a vedere di che cosa stiamo parlando e poi andiamo a vedere che cosa non fare e che cosa fare. Allora, quando parliamo di tendinite, parliamo di un problema relativo ai tendini. Io non vincerò un premio per il mio disegno, ok? Ma parliamo di un problema relativo ai tendini. Questo è il muscolo, ok? Il muscolo si attacca all'osso tramite appunto il tendine, che è la nostra parte interessata. Bene, quindi il problema si verifica in questa zona, soprattutto molto frequentemente, proprio là dove il tendine si attacca all'osso. E fondamentalmente abbiamo due tipi di infortunio tendineo. Uno che viene definito di overload, quindi di sovraccarico acuto, e uno che viene definito di overuse. Ovvero, da questa parte è un sovraccarico acuto in un singolo momento, in un singolo giorno, in poche ripetizioni di un carico troppo pesante, ho creato un sovraccarico acuto al mio tendine, un infortunio acuto. Overuse invece è: ho accumulato eccessivo carico, ho chiesto troppo al mio tendine, ma piano piano nel tempo. Overload è: ho chiesto troppo tutto all'improvviso. Overuse, ho chiesto troppo piano piano nel tempo. Come meccanismi di presentazione sono comunque molto molto simili nella loro evoluzione nel tempo. E la prima informazione che a mio avviso è molto importante focalizzare è quello che è la durata. Quanto durano questi infortuni? Ovviamente dipende molto dalla zona anatomica, perché lo sanno un po' tutti chi lavora nel settore, che per esempio i problemi del gomito, sono, in particolare l'epitrocleite, sono caratterizzati per essere particolarmente ostici. Però una cosa importante da sapere sicuramente è che la durata non si misura mai in giorni, se parliamo di una vera e propria tendinite, ma si misura sempre in settimane, o meglio ancora si misura in mesi.
Okay, quindi non parliamo di un infortunio come può essere una distorsione che ha un ciclo che si chiude, si può chiudere se la distorsione è lieve in tempo abbastanza breve. Anche la tendinite si può chiudere in un tempo abbastanza breve, ma è molto più frequente che parliamo di diverse settimane e non è per nulla raro, anzi è la cosa che succede più spesso, che parliamo di diversi mesi. Un'altra caratteristica interessante è che tendinite, il suffisso ite, viene utilizzato per le problematiche di tipo infiammatorio. Ma nella tendinite vera e propria non è raro vedere, anche poi negli esami strumentali, che di infiammazione vera e propria nel tendine non ce n'è poi tanta. È più frequente che ci sia nell'inserzione, appunto, proprio laddove si attacca all'osso, o comunque non ci sono poi tanti fattori infiammatori di quelli che caratterizzano invece una distorsione. È per quello che molte volte viene definita infiammazione fredda, ok? Quindi è più un processo cronico che un processo acuto, nel quale i fattori infiammatori non sono così alti. E quindi questo qui è il nostro problema, quindi un sovraccarico dei tendini che può avvenire per un carico improvviso molto molto ristretto nel tempo, oppure piano piano si accumula carico. A un certo punto il tendine si indebolisce perché non ha mai abbastanza recupero. Gli do un carico ma non recupero abbastanza, gli do un carico ma non recupero abbastanza, lo indebolisco e a un certo punto lui si infiamma. Si infiammerà per molto tempo e facilmente andrà incontro ad un processo di cronicizzazione, perché purtroppo queste sono le sue caratteristiche. Il tendine è un tessuto notoriamente poco vascolarizzato, dove la cronicizzazione alberga molto facilmente ed è, diciamo, molto frequente. Ok, allora, una volta che abbiamo la nostra tendinite, dovunque sia, i principi non cambiano. Quali sono i principi? Beh, allora, vediamo prima le cose da non fare. Ok? Allora, il primo errore, a mio avviso, che va evitato è l'approccio così definito in inglese, wait and see. Cioè, aspetta e vedi, aspetta e spera, fondamentalmente. Molte persone però, sia la persona stessa che ne soffre, sia i professionisti del movimento, sono portati ad un approccio tipo, beh, ti è venuto questo problema? Aspettiamo, fermiamo tutto e aspettiamo fino a che non è passato. Ora, l'approccio di aspettare, di fermare tutto, può essere un approccio che funziona, ma spesso funziona a tempo limitato, 10 giorni, 15 giorni, 20 giorni. Dopodiché si è visto che soltanto aspettare non riduce significativamente i tempi di recupero. Perché? Perché abbiamo detto che il tendine è un tessuto poco vascolarizzato, quindi meno movimento c'è e meno ho possibilità di drenaggio di questa infiammazione, meno possibilità che il tendine si irrobustisca, aumenti le sue capacità di carico, soltanto fermandosi. Eppure molto spesso si sente parlare di questo approccio, si vede utilizzato questo approccio. Addirittura la persona sta ferma un mese, 2 mesi o 3 mesi, torna a fare l'attività di prima, al primo passo, ai primi passi o ai primi carichi che muove, sente che c'è ancora dolore. Ah no, allora fermiamo tutto e aspettiamo ancora. Questo è un approccio che rischia di ritardare molto i tempi di recupero e non è assolutamente l'approccio migliore nella letteratura scientifica. Si è visto benissimo che aspettare, fermare tutto va bene, ma 15-20 giorni e dopo dobbiamo iniziare a fare qualcosa e adesso vedremo che cosa tra poco. Il secondo errore però, dall'altra parte, che si può fare è sicuramente quello del carico precoce, perché che è il contrario di quello di prima, cioè me ne frego fondamentalmente la tendinite, aspetto una settimana, 15 giorni, appena la fase acuta si è fermata e io riprendo a fare esattamente le stesse cose di prima, esattamente gli stessi movimenti, esattamente lo stesso volume di lavoro, esattamente lo stesso carico. Molto frequentemente vado a rialimentare l'infiammazione e questo fondamentalmente non ha bisogno di ulteriori spiegazioni. Il carico troppo precoce ha gli stessi problemi, diciamo, del non dare carico, ci ritarda i tempi di recupero. E la terza cosa che a mio avviso è interessante da non fare è la eccessiva fiducia nelle cure.
Perché? Perché le cure che normalmente vengono proposte, ragazzi, nell'allineamento delle cose, nello scrivere, molto spesso vengono proposte il laser, le TECAR, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, funzionano? Difficile a dirsi perché nella fase acuta spesso danno una mano. È perché danno una mano loro o perché sta passando il tempo e quindi deve andare meglio? Difficile a dirsi naturalmente, però sicuramente sulle tendiniti croniche, quindi su quello che dura oramai da settimane, la loro potenza d'impatto è veramente poca. Perché? Perché se anche riuscissero a drenare l'infiammazione, cosa che è tutta da vedere naturalmente, ma abbiamo detto che di infiammazione realmente ce n'è poca, quindi non c'è un reale processo infiammatorio da drenare, per molti versi non si sa ancora bene che cosa conduca al dolore, ma sappiamo che cosa funziona, e funziona soprattutto irrobustire il tendine con del movimento attivo, e non c'è pericolo che qualsiasi tipo di energia esterna, il laser, la TECAR, l'ultrasuono, quello che vogliamo, riesca ad irrobustire il mio tendine, riesca a renderlo più pronto a sostenere dei carichi. Quindi il fatto che con delle cure non migliori succede, il fatto che vengano proposte in fase molto ritardata, dopo mesi, cioè se io ho una tendinite alla spalla da 6 mesi e dopo 6 mesi penso che me la risolva al laser, trattasi di eccessiva fiducia. Allora, detto questo, quindi vediamo, visti quelle cose che a mio avviso sono da non fare, ma ripeto, non parlo di scoperte mie, certo, appassionato, da fisioterapista da tanti anni, da appassionato di fitness, ovviamente un bel po' di esperienza anche sulla mia pelle me la sono fatta, però vediamo che cos'è che funziona, che dà sicuramente una mano nelle tendiniti. Beh, allora, che funziona bene sicuramente c'è lo stretching, ovvero se io riesco a ridurre la tensione del muscolo il cui tendine si è infiammato, molto spesso ho un effetto positivo. Transitorio ce l'ho molto spesso bello evidente, cioè faccio stretching del muscolo interessato e il dolore diminuisce, questo anche nell'immediato. Così come ce l'ho transitorio, se insisto un pochino posso avere anche un buon effetto duraturo nel fare lo stretching del muscolo interessato, perché appunto diminuendo la tensione del muscolo dovrebbero diminuire le forze che lui esercita sul tendine, quindi le forze che esercita sulla parte critica. Altra cosa che funziona molto bene e anche meglio dello stretching, che però può essere un po' controintuitiva, il rinforzo specifico. Perché dico che può essere controintuitiva? Perché mettiamo che mi abbiano diagnosticato una tendinite al sovraspinoso, muscolo della spalla, la cuffia dei rotatori, mi hanno diagnosticato una tendinite al sovraspinoso. E io che cosa faccio per migliorarla? Vado a fare esercizi di rinforzo specifico proprio del sovraspinoso, proprio del muscolo infiammato. E uno potrebbe dire, ma come? È già sovraccaricato e io vado a caricarlo? Vado a fargli fare esercizio specifico? Sì, glielo vado a far fare, ma naturalmente glielo vado a far fare entro i range di tolleranza. Okay? Quindi non evito completamente di attivare il muscolo, ma vado a fargli fare rinforzo specifico entro i range di tolleranza. Quindi tenendo i carichi bassi, non facendo avvertire dolore, oppure facendo avvertire proprio una briciola di dolore, ok? Quello di solito è accettabile. E perché lo faccio? Perché questo è uno dei meccanismi più potenti nei confronti delle tendiniti. Perché? Perché innanzitutto mi va a vascolarizzare delle zone che sono poco vascolarizzate molto spesso. Abbiamo detto i tendini è una zona non molto vascolarizzata e quindi trae beneficio dal movimento, perché il movimento porta vascolarizzazione. E poi il movimento, il carico, che cosa fa? Rinforza il tendine, rinforza soprattutto le parti sane del tendine. Un fenomeno che si vede, che si è visto nelle indagini radiologiche è questo. Cioè che se io ho un tendine, mamma mia quanto sono bravo a disegnare,
che ha una piccola lesione, mettiamo che la persona, l'atleta, abbia un dolore, va a fare una risonanza e si vede una lesione all'interno del suo tendine. Poi l'atleta si riabilita, l'atleta migliora, torna al suo gesto sportivo, sta bene, perfetto. Ripetiamo la risonanza. Come sta il suo tendine? Uguale, identico. Molto spesso uguale, identico. La lesione è esattamente lì dove l'hai lasciata. E questa è una cosa che si vede in tutte praticamente gli studi che hanno indagato questo genere di fenomeni, sia sugli atleti sia sulla persona normale. La persona sta male, fa la risonanza, c'ha la lesione al tendine. La persona dopo 6 mesi sta bene, non ha più niente, fa quello che faceva prima, fai la risonanza, uguale, identica. Okay? Questo perché? Beh, perché molto spesso si sono rinforzate le parti, diciamo, non legate alla lesione, le parti intorno, le parti sane. Quindi la tolleranza al carico del tendine è aumentata, neppure in presenza della lesione il tendine fa il lavoro di prima, perché il resto si è preso un pochettino carico nella parte un po' più in difficoltà. Quindi noi, se vogliamo stimolare questo fenomeno che ho così chiaramente illustrato con questo bel disegno, noi dobbiamo creare movimento, ed è per quello che il rinforzo specifico entro i range di tolleranza è molto utile e importante. Altra cosa che funziona bene: fare allenamento in assenza di dolore. Ora, questo è valido soprattutto per l'attività fitness, per l'attività in palestra, perché sono le attività dove io posso gestirmi meglio gli esercizi. Questo esercizio mi fa male, quest'altro no, faccio quest'altro e quello che mi fa male no. Se uno parla di tendinite, del tendine d'Achille nel calcio, o nella corsa, il gesto sportivo è quello, è un po' difficile da modulare. Però, tuttavia, chi si occupa di fitness soprattutto, la possibilità di allenarsi comunque con movimenti che non provocano dolore è un fattore importante, prima di tutto dal punto di vista psicologico. Quindi continuo ad allenarmi, non faccio quello che mi fa male, ma continuo ad allenarmi senza dolore, con movimenti che al momento non mi fanno male. E dal punto di vista psicologico questo è sicuramente un aiuto. Dal punto di vista anche fisiologico è un ulteriore aiuto, perché pur se non vado a fare movimenti che mi fanno male, quindi se non vado a rompere le scatole alla zona infiammata, in qualche modo io comunque sto facendo un rinforzo, sto comunque facendo lavorare un po' alla zona, quindi un aumento della vascolarizzazione ci sarà sicuramente, un aumento della resistenza del tendine ci sarà sicuramente, quindi ho tutto l'interesse ad allenarmi con movimenti che non mi fanno male. E poi la cosa più probabilmente più importante, dopo sicuramente che vado a fare in una seconda fase, quando è passata la fase acuta, ho iniziato a muovermi, okay? Un'altra cosa che vado a fare è il carico progressivo. Ok, che cosa significa? Che se io ho dolore in un determinato movimento, andrò a fare quel determinato movimento, andrò ad allenare quel determinato movimento, quel determinato esercizio, ovviamente a bassissimo carico, il minor carico che io possa dare. Mi spiego, io l'anno scorso ho avuto un infortunio tendineo di lieve, veramente lieve entità, perché stavo facendo un esercizio, ho perso un attimo il controllo del movimento, sentite che classico, mannaggia! Però niente di grave, perché ho continuato il mio allenamento, ma nei giorni successivi il dolore si è fatto un po' più sentire. Quindi che cosa succedeva? Che quando facevo le trazioni alla sbarra, che quando mi trazionavo, non era difficile, era completamente impossibile, perché si accendeva una fitta troppo forte. Che cosa ho fatto? Ho aspettato un pochino, che ho lasciato un attimo riposare la parte, ma dopo ho iniziato a lavorare con la lat machine, quindi lo stesso movimento che mi faceva male, anziché metterci su i miei 70 kg, ci mettevo su 20 kg. Umiliante, però al testosterone non fa bene, però funziona, non mi faceva male, o meglio mi dava quel minimino di dolore che dicevo prima. Il minimino di dolore in genere lo accettiamo, perché vuol dire che sto rompendo un po' le scatole alla parte, ma tutto sommato poco.
E da lì ho cercato di piano piano, piano piano progredire con il movimento che mi dava problemi, ma senza che mi desse problemi perché gli avevo tolto carico. Quindi poi di mano in mano ho aggiunto carico. Quando sono arrivato a 50, 60, 65 kg, ho ripreso le trazioni, ma le ho riprese anziché con la presa che mi dava più fastidio, con una presa neutra che non mi dava nessun fastidio, meno mi dava quel minimino di fastidio. E nel giro di qualche mese, no, settimana, sono tornato a fare le mie trazioni alla sbarra. Quindi questo è un principio che funziona molto bene. Ho un movimento che mi fa male, bene, scarico quel movimento che mi fa male, come dicevo l'altra volta, no? La tecnica di la riduzione della leva, la riduzione del carico, e lo sfrutto per caricare progressivamente proprio il movimento che mi dà un po' più problemi. Ovviamente è un processo che richiede appunto non settimane ma mesi, ma questi principi in linea di massima sono quello che costituisce una buona riabilitazione dei problemi tendinei. Ok, quindi questo era quanto avevo piacere di condividere per quanto riguarda le problematiche tendinee, per quanto riguarda le tendiniti, che sono soprattutto in palestra un problema molto molto frequente, un problema che si diciamo cerca di affrontare molto spesso in modo un po' amatoriale. È un problema molto ostico, è un problema che richiede tempo, è un problema che si cronicizza volentieri, ma è un problema che nella stragrande maggioranza dei casi si riesce a migliorare e si riesce molto spesso anche a risolvere. Questi sono fondamentalmente i principi base con cui lo si può andare a fare. Quindi chi allena persone che devono trovarsi a ritornare al gesto sportivo, ma che hanno un pochino di, sono reduci, diciamo, da una tendinite, non hanno più bisogno di assistenza medica, paramedica, hanno fatto le cure, così devo capire come allenarli. Questi sono degli ottimi principi sui quali basarsi. Per questo video è tutto, ringrazio dell'attenzione, ci vediamo alla prossima.